Alleluia, ringraziamo ancora il Signore. Siamo qui fuori dalla stazione di questa cittadina, un luogo che spesse volte è un luogo di morte, un luogo di peccato. Voi sapete che fuori dalle stazioni spesse volte c'è malvagità, criminalità, droga, ma qui predicheremo il Santo Vangelo fuori dalla stazione di Chiavari. Alleluia, chi ce lo può impedire? C'è qualcuno che ci può impedire di predicare? Penso di no. Se non fermano i criminali, tantomeno noi, non ci potranno fermare. Predicheremo ancora oggi la parola del Signore. Alleluia. Per la gloria del grande Re. E questo video sarà un'altra testimonianza. Alleluia. Gloria al Signore. Il nostro Dio è grande, cari. Siamo qui per annunciare che il nostro Dio è grande. È meraviglioso, lui è il salvatore del mondo. Siamo qui con lo scopo di diffondere la parola di Dio. Siamo qui perché il Signore, il Re dei Re, il Dio del cielo, il Dio della verità, vuole che predichiamo la sua parola, perché la sua parola è luce, la sua parola è vita. La sua parola, cari che ascoltate, è salvezza. Perché dovete essere ribelli alla parola del Signore, ragazzi? Non vi perdete nelle vie del peccato. Non siate ribelli. Credete nel Signore Gesù Cristo. Alleluia. Lui è grande. Lui è meraviglioso. Popolo che ascoltate questa meravigliosa parola di Dio. Come dicevo prima, spesse volte le stazioni sono dei luoghi difficili. Fuori dalle stazioni c'è tanto male che gira nell'aria. Gente che fa ogni tipo di male, spacciano droga e altre cose occulte che noi non sappiamo. Ma adesso fuori dalla stazione si predica il Vangelo, la parola della salvezza, la parola della speranza. Vogliamo leggere un brano? Grazie a Dio che ci dà la forza, lo ringraziamo, lo lodiamo tutti insieme, perché Gesù vuole illuminare il cuore degli uomini. Gesù Cristo vuole illuminare i cuori. Invece Satana vuol fare il contrario. Vuole che le persone stiano nel buio. Il diavolo vuole che le persone stiano nello smarrimento, nella confusione, nella perdizione, nei vizi, nella cattiveria, nella malvagità, nell'odio, nel peccato. Il diavolo vuole distruggere, lo dice la Bibbia, ma il Signore vuole salvare. Il Signore vuole salvare tutti questi giovani e meno giovani, perché ci sono persone anche meno giovani che hanno bisogno della salvezza e della speranza che viene dal nostro Salvatore Gesù Cristo. Vogliamo leggere dalla parola del Signore un brano meraviglioso. Ho detto più giovani, hanno bisogno di salvezza. Ho detto io vengo da Milano, sono qua proprio in questa stazione, vestito così, non sono come fuori da tutte le allora sai come noi vogliamo continuare veramente, è una gioia trovarci qui con lo scopo di annunciare il messaggio dell'amore di Dio. Quanto bisogno di amore che c'è in questo mondo è smarrito perché la gente non conosce l'amore di Dio, perché non vivono più nell'amore di Dio, hanno perso la fede, sono diventati ribelli, increduli. Ecco perché il mondo si sta perdendo. Cari che ascoltate, il mondo è perduto. È un mondo pieno di oscurità, di crisi, di miseria, di degrado.
quanta perdizione, quanta immoralità, quanta malvagità, quanti vizi stanno dominando gli uomini, quanti peccati, in altre parole. Cari, il grande problema dell'uomo e delle donne, cioè degli esseri umani, è il peccato. Il peccato vuol dire ribellarsi contro Dio, non credere in Dio, non rispettare la sua parola, è il peccato. E il peccato, cari, ci rovina. Ragazzi, ascoltate la parola del Signore, non è un caso se siete qui, forse da lontano, da Milano, ma non è un caso. Il Signore vuole che ascoltiate la sua parola, che è luce, è fonte di vita, giovani. La parola del Signore è la speranza del mondo, è la speranza per questo mondo, la parola di Cristo. Vogliamo leggerla? Nella prima lettera di Giovanni, apostolo di Gesù Cristo, capitolo 4, è scritto così, dal verso 15, chiunque riconosce, ascoltate, chiunque riconosce che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in lui, cioè Dio abita in lui ed egli in Dio. Vedete? Chiunque riconosce che Gesù è il figlio di Dio. Cari, voi dovete riconoscere che Gesù è il figlio di Dio. Questa è la vera fede. Riconoscere che Gesù di Nazareth non è solo un uomo, non è solo un uomo, ma è il figlio di Dio. Stai fermo nel nome del Signore. Nel nome del Signore. Alleluia. Ascolta la parola di Dio. Cari, noi dobbiamo riconoscere che Gesù è il figlio di Dio. Io non sto qui a perdere il tempo, non sono qui a fare uno show, uno spettacolo, non voglio niente da nessuno, non voglio soldi, voglio che la parola di Dio vi benedica, vi illumini, vi possa guidare verso la salvezza, ragazzi. Io prima ero un grande ribelle, vi voglio raccontare brevemente. Io ero un peccatore perduto, bevevo tanto, ero schiavo dell'alcol, in certi momenti bevevo bottiglie, bottiglie e bottiglie di whisky, ero un incredulo, ero un bestemmiatore, a mia vergogna me ne vergogno, prima di avere questa fede ero un bestemmiatore. In altre parole ero un peccatore, una pecora smarrita. Seguivo le correnti di questo mondo, non volevo credere in Gesù Cristo, dicevo ma io mi godo la vita, io non ho bisogno di Dio, ero un'anima persa, come oggi ce ne sono tante, anima persa che ascolti la parola di Dio, riconosci che Gesù è il Salvatore, riconoscete che Gesù è la salvezza, cari. Vi chiedo qualche minuto di attenzione. Quante ore durante il giorno le perdete in cose inutili? Abbiamo 24 ore al giorno. Quante ore si perdono, è vero, ragazzi? In cose inutili, in discorsi inutili, con compagnie inutili, con compagnie che invece di portarti verso il bene, ti portano verso il male, verso la distruzione. Lo voglio dire, voi sapete che la verità, tante delle persone che si stanno rovinando hanno iniziato così, perché un amico gli ha detto fumati uno spinello, fatti una birretta, vieni con me, le cattive compagnie vi rovinano. Ragazzi, state attenti alle cattive compagnie, state attenti ai vizi, alle droghe, alle opere del diavolo, perché tutte quelle cose, le droghe, i vizi, la prostituzione e tutte quelle cose malvagie sono del diavolo. Non fatevi ingannare, non seguite la corrente del male, ragazzi, seguite la buona strada. Voi siete preziosi per Dio, ragazzi, sto dicendo parole buone, parole meravigliose, parole di grande speranza. Voi, e come io, come tutti, siamo preziosi per il Signore. Non lasciatevi ingannare da Satana.
che vi porta verso il peccato, verso le tentazioni, la rovina. Il diavolo vi offre dei falsi piaceri, dei piaceri momentanei, ma poi ti colpisce, poi ti rovina, ti vuole distruggere. Ma chiedi aiuto a Gesù Cristo, se sei qui a ascoltare, chiunque tu sia, uomo, donna, vecchio o giovane, italiano o straniero, se sei qui a ascoltare questa predicazione della parola di Dio, non è un caso, è perché Gesù vi vuole salvare, ragazzi. Leggete la Bibbia, leggete il Vangelo, leggete la buona parola del Signore, che vi illuminerà, grazie. Continuiamo a leggere brevemente, abbiamo ancora qualche minuto. Non vi faccio perdere il treno, vi faccio guadagnare la vita eterna con la parola di Dio. Non perderete nulla, guadagnerete la pace, la benedizione di Dio, se crederete. Anche lei tassista, anche i tassisti devono ascoltare la parola di Dio. Tutti devono ascoltare, anche le persone che sono lì nelle fermate, anche i bigliettai, tutti quelli che sono dentro la stazione e fuori devono ascoltare la parola di Dio, cari, perché se Dio, anche voi rumeni, anche i rumeni che sono in piazza, soltanto Gesù Cristo è la speranza e la salvezza, abbandonate le vie malvagie. Credete nel Signore Gesù Cristo. Alleluia. Se siamo qui a predicare, non è un caso. È perché il Signore vuole salvare le persone che sono qui. Cari, non rifiutate questa opportunità. Forse domani non ci sono più opportunità. Lo devo dire. Vale anche per me. Io non so se domani avrò un'altra giornata di vita, ragazzi. Cari, io lo devo dire. Do un esempio per me, così nessuno si scandalizza, parlo per me. Può darsi che fra mezz'ora attraverso la strada passa un camion e mi mette sotto, ma io sono già pronto, grazie al Signore, ho la fede in Gesù, se muoio vado con Cristo. Lo stesso devi saper poter dire anche tu, ragazzo, uomo caro che ascoltate la parola del Signore. Il Signore vuole darvi la fede, carissimo, la fede. Ricordatevi di queste quattro lettere, fede, F-E-D-E, alleluia. Ma non una fede qualunque, la fede in Gesù, il Nazareno, il figlio di Dio. Questa è la parola del Signore. Che grande parola, ragazzi. Grazie al Signore per la sua parola. Chiunque riconosce che Gesù è il figlio di Dio, chiunque riconosce che Gesù è il figlio di Dio, Dio abita in lui e lui abita in Dio. Voglio dire questo prima di finire: Dio ha mandato il suo figlio su questa terra per salvare i peccatori e le peccatrici che abbondano sulla faccia della terra. Quanti peccati ci sono in giro, quante vie sbagliate, quante cose sbagliate, menzogna, falsità, tradimenti, immoralità, vizi, come dicevo prima, confusione. I peccatori abbondano in questa terra. Cari, tutti noi, ora, tutti noi siamo peccatori, ma il Signore vuole salvarci. Il Signore ci offre la salvezza, ma vi voglio dire, questo grande Dio vuole che tu riconosci che Gesù è il figlio di Dio. Gesù non è un uomo come tutti. Non pensare che Gesù sia un uomo qualunque. No, caro, ti sbagli. Gesù è il figlio di Dio. Lui è il Messia, questo vuol dire il Messia, il Salvatore. Ascoltate cosa dice qui: chiunque riconosce che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in lui. Cosa vuol dire dimora in lui? Abita nel suo cuore. Su tutti quelli che riconoscono
perché Gesù è il figlio di Dio, il Messia, il Salvatore, Dio abita nei nostri cuori. Lo Spirito Santo entra in noi, ragazzi, e ci fa risorgere, ci fa avere la luce, la salvezza e la grazia di Dio. Gloria al Signore! Alleluia! Per questo che dice, e noi stessi abbiamo visto e testimoniato che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Prima Giovanni 4,14, carissimi, Dio ha mandato Gesù per essere il Salvatore del mondo. Quanto bisogno di salvezza che c'è in questo mondo. Quante persone smarrite, anime perse, sia giovani che meno giovani, perduti nelle vie sbagliate, camminano nel buio, hanno un cuore vuoto. Hai un cuore vuoto oggi? Io prima avevo un cuore vuoto, ma oggi non ce l'ho più vuoto. Ho un cuore ripieno di fede, un cuore ripieno della luce. Se tu oggi hai un cuore vuoto, è perché ancora non riconosci questa grande verità, che Gesù è il Figlio di Dio. Alleluia! È il Messia, è il Salvatore. A Lui sia tutta la gloria. Gloria al Re dei Re, gloria al Signore dei Signori. E vi voglio dire, la Bibbia dice che il suo regno è vicino. Carissimi, credete in questa parola, vi cambierà la vita, vi illuminerà, vi salverà. Il regno di Dio è vicino, ragazzo. Credi e diffondi anche tu questo messaggio. Sii un discepolo del Signore. Credi e diffondi anche tu la parola. Dio vuole fare di te un suo apostolo, un suo discepolo, un suo messaggero. Prima che venga la fine, nel mondo c'è crisi, disoccupazione, ma vi voglio dire, Dio sta chiamando gli uomini a lavorare per il suo regno. Alleluia! E non c'è cosa più grande, più gratificante, più meravigliosa che essere lavoratori nell'opera di Dio, nel regno di Dio, per portare il messaggio della vita eterna, ragazzi. Oggi tutti si lamentano della disoccupazione, ma vi voglio dire, nel regno di Dio, nell'opera di Dio, c'è tanto bisogno di operai. Volete essere un operaio del Signore? Un messaggero del Signore? Un ambasciatore di Cristo? Questo siamo, caro. Gesù ci dà il privilegio che prima eravamo dei peccatori, dei ribelli, ma ora siamo ambasciatori del suo regno. Non volete essere servi del Re dei Re? Discepoli del Re dei Re? Dai, vi voglio dire, se voi non siete discepoli del Re dei Re, state servendo il diavolo. Io vi devo avvertire, cari, perché vi voglio bene. Se voi non servite il Re dei Re, cioè servire Dio, il Re dei Re, vuol dire fare la sua volontà, dedicare la nostra vita per adorarlo, per ubbidirlo, per fare la sua volontà, per fare il bene, per avere fede, per amare il prossimo. Cari, questa è la via del Signore. Allora il Signore ti vuole togliere dal peccato, dal buio, dall'immoralità, dalla miseria, dalla via larga della perdizione. Il Signore ti vuole togliere dalla via sbagliata e portare nella giusta via, affinché, cara, tu sia una discepola di Gesù, come Maria Maddalena. Maria Maddalena era una donna che viveva nell'immoralità. Dicono che era una prostituta, ma Gesù la salvò. E Gesù la fece diventare una serva del Signore. Che Dio la benedica. Carissimi, il Signore ci chiama, ragazzi. Guardate che vero. Ci chiama al suo servizio. Ci chiama ad uscire dalle tenebre
e a entrare nella via della luce. Alleluia, questa è la conversione. Ragazzi, risvegliatevi ragazzi, non seguite la via della perdizione. Ve lo dico con tanto amore ragazzi, anch'io prima non credevo e stavo perdendo la mia vita, ma il Signore è grande, il Signore è il Dio della misericordia. Guardate cosa dice ancora per finire: e noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore di Dio, che Dio ha per noi. Dio è amore, e chi vive nell'amore vive in Dio e Dio in lui. Noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Vi voglio dire ragazzi, cari uomini, donne che siete qui, il Signore vuole che tu conosci il suo amore, il suo grande amore, perché lui ragazzo ha un grande amore per noi, un grande amore. Noi abbiamo bisogno dell'amore di Dio, perché senza amore la nostra vita è vuota, è vero? Ecco perché l'uomo cerca di riempire la sua vita con le cose terrene, ma le cose terrene sono sporche. Ma ce l'ha date lui. Non è vero, non tutte le cose terrene ce l'ha date. La droga non te l'ha data il Signore. I vizi, la vita ce l'ha data lui, certo. Dobbiamo vivere qua. Ma noi dobbiamo vivere con la sua volontà, nel bene, nella luce, nella verità, ragazzi. Guardate che una cosa meravigliosa, cioè dobbiamo vivere credendo nel Signore. Allora la nostra vita cambia. E noi proviamo la luce, la speranza. Questa è la conversione. Gesù vuole che ogni uomo si converta a lui. Guardate, vi do un esempio. Quando c'erano le videocassette, è un esempio molto semplice, ma per farvi dare un'idea di quello che sto dicendo. Quando c'erano le videocassette che mettevamo nei videoregistratori, se io portavo una videocassetta dall'America, nei videoregistratori europei non funzionava. Se io volevo vedere quella videocassetta di un altro sistema americano, la volevo mettere nel videoregistratore italiano, non andava. Allora la dovevo convertire. Alleluia. Dovevo convertire la videocassetta. Allora io ti voglio dire, se tu vuoi la pace, devi convertire il tuo cuore. Se tu vuoi vedere la luce, la benedizione, vuoi vedere i miracoli, di devi avere una conversione nel cuore, perché col cuore duro non si può vedere nulla. Abbiamo bisogno che il nostro cuore si converta, vuol dire un cambiamento, ragazzi, come Dio ci insegna, come è successo nella mia vita. Per questo che oggi sono qui a parlare del grande amore di Gesù, della grande speranza, della grande salvezza. Posso lasciarti una riflessione? Sono certo, Dio ti benedica, ti illuminerà, siamo certi. Dice per finire: e noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore, cari. Il mondo è pieno di odio, il mondo è pieno di invidie, gelosie, cattiverie, perfino nelle stesse famiglie non c'è più sincerità, padri che litigano coi figli, figli ribelli, disubbidienti, famiglie separate. Questo mondo non ha l'amore, cari. Il vero amore non è quello terreno, quello sessuale, carnale, no? Quello è solo un'apparenza. Lo sappiamo tutti, il sesso non può riempire il nostro cuore. Non lo può fare, cari. È la verità. È inutile cercare l'amore in queste cose.
Il vero amore viene dal Signore. Dio è amore. Se voi riconoscete che Gesù è il Salvatore, ascolta, se tu chiedi aiuto a Gesù, ragazzo, carissimo, se voi chiedete aiuto a Gesù, Lui vi riempirà di Spirito Santo, vi riempirà della sua presenza, del suo amore, e allora camminerete nella luce e saremo veri fratelli, veri fratelli. Che il Signore vi benedica e faccia crescere questa parola di speranza nei vostri cuori. Faccia crescere la fede prima che sia tardi. Non perdere la tua vita. Riconosci che Gesù è il Salvatore. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Amen. Va bene. Alleluia. Alleluia.